diretta, la crema solare, le bibite dietetiche, il pane integrale, tutto ciò che è bio, l'insalata di rucola, mentre sulla pizza è innocua, il phon, il trolley, mangiare i crackers, il pigiama, la supposta, lavarsi più di 2 volte a settimana. Il tema della identità sessuale nelle molteplici sfaccettature con cui la persona umana si affaccia alla vita e all'evoluzione sociale. E naturalmente io sono insieme a voi, poi passerò ai ringraziamenti per chi mi ha invitato. Naturalmente io credo che bisogna cominciare con fare il plauso ad un'amministrazione comunale che ha accettato che nelle sue istituzioni si discuta di questi temi. Non, l'avete già detto, non sono temi semplici, non sono temi che portano voti né consenso, quindi chi lo fa a rischio e pericolo, diciamo, di organizzare iniziative di questo tipo, e lo fanno gruppi di giovani che come dire, intorno al verso, diciamo, cercano di raddrizzare una cultura che non sempre va per il verso giusto. In altri termini, vi sto dicendo che il futuro probabilmente non sarà fatto ancora per molto di leggi, ma sarà fatto di avvocati e sarà fatto di giudici europei di norma, non più interni, perché quelli che quello che sapevano dire i giudici interni l'hanno detto. Probabilmente sarà il giudice di Lussemburgo più che quello di Strasburgo a, come dire, ad aprire le porte al diritto di sposarsi laddove il diritto di sposarsi è nelle condizioni giuridiche di scorporare quelle due parole che sono unite da una E, uomini e donne in età matrimoniale hanno diritto di sposarsi, e che nulla esclude che possa essere interpretato anche che gli uomini hanno diritto di sposarsi, le donne hanno diritto di sposarsi, con un artificio argomentativo che alla luce, letto nell'ottica dell'articolo 9 della convenzione, della carta di Nizza, è nelle condizioni di favorire una promozione, una evoluzione nella direzione del matrimonio omosessuale. Sono in Eos Arcigay da giornalista e da eterosessuale. Che cosa ci fa un eterosessuale in un'associazione gay? Vorrei che i miei diritti fossero i diritti di tutti. Credo che qualcuno di voi abbia visto questo giornale il 2 di gennaio. Ad Escano il gay, botte e rapina. A parte il fatto che la notizia va verificata, perché ancora la questura di Cosenza è stata abbastanza fumosa quando abbiamo chiesto informazioni come Arcigay.